Sorella Luna e Fratello Sole. E questo è il nuovo SPRAR per minori che è stato inaugurato nella giornata di ieri a Lacedonia alla presenza del prefetto Maria Tirone, del vescovo della diocesi di Ariano, Monsignor Sergio Melillo, dei vertici del Consorzio dei Servizi Sociali di Lioni e dell'amministrazione comunale, che insieme alla cooperativa Città della Luna ha creduto nel progetto dedicato al servizio protezione richiedenti asilo e rifugiati per minori stranieri non accompagnati, finanziato dal Ministero dell'Interno. A fare il punto della situazione il sindaco di Lacedonia, Antonio Di Conza. Sorella Luna e Fratello Sole sono le due comunità che ospiteranno 16 minori. Anche in ossequio un po' a quello che è questo istituto, questa struttura, un ex convento francescano. Le motivazioni sono semplici e ben delineate, come già affermato in passato. Noi innanzitutto siamo a favore dell'accoglienza, un'accoglienza verso chi nella vita è stato sfortunato, verso chi è oggetto e soggetto a persecuzioni, guerre, carestie e violenze, ma un'accoglienza che deve essere anche programmata e gestita con responsabilità. È per questo che abbiamo detto no dall'inizio all'arrivo massiccio di migranti nel nostro territorio, ma sì ad un'accoglienza equilibrata e organizzata. E oggi penso che per far sì che ciò accada l'unica forma di accoglienza è lo SPRAR, in quanto è il comune che può cucire sulla base delle proprie potenzialità, ma anche dei propri limiti, conoscendo il territorio, un progetto adeguato all'accoglienza. È per questo che noi abbiamo deciso di aderire al bando SPRAR, siamo risultati anche primi in Italia, e di questo ringraziamo anche lo Stato italiano, per fare in modo che si possa garantire un'accoglienza equilibrata.